È Carmelo Salvatore Benvante Picogna, il nuovo presidente provinciale dell'UNICEF, organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambine, bambini e adolescenti in tutto il mondo, nonché di contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. 51 anni, Carmelo Salvatore Benvante Picogna è noto in città per il suo incarico di coordinatore dell'Ufficio Scolastico Provinciale per i progetti di inclusione degli alunni disabili, immigrati e adottati e come formatore ministeriale. Presidente dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici, giornalista pubblicista e autore di libri e saggi sulla scuola. L'elezione del neo presidente è avvenuta a giugno, anche se si attendeva la ratifica da parte del Comitato Nazionale. Un incarico che intende portare avanti nel segno della continuità con il lavoro svolto negli ultimi 25 anni da Salvatore Pirrello, prima come segretario e poi negli ultimi 18 anni come presidente. Sicuramente, come è stato detto, è un incarico importante, un incarico di grande responsabilità morale, etica e professionale. Certamente la sezione provinciale dell'UNICEF di Caltanissetta ha lavorato bene, ha portato avanti tanti progetti grazie al presidente uscente Toto Pirrello, con il quale appunto ho collaborato nella mia veste di referente provinciale di Scuola Amica appunto di Caltanissetta, e questo è stato uno dei progetti che noi negli anni abbiamo implementato, conferendo alle scuole l'attestato appunto di Scuola Amica, ed è uno dei progetti che porteremo ancora avanti arricchendolo. Sicuramente è per me un prestigio quello di ricoprire questa carica a livello provinciale, ma sento anche tutta la responsabilità di portare avanti i progetti a livello nazionale e a livello locale. Noi ci muoveremo ovviamente nel segno della continuità, portando avanti tutti i progetti che l'UNICEF ci propone periodicamente. A questo proposito voglio dire che a breve ci attiveremo per portare avanti il progetto della festa dei nonni, che si svolgerà in tutte le piazze d'Italia, e quindi speriamo che anche a Caltanissetta, o quantomeno nella provincia di Caltanissetta, riusciremo ad organizzare appunto un evento così di rilevanza nazionale, anche con la collaborazione delle scuole, delle Proloco e di tutte le associazioni che vorranno collaborare. Ci stiamo muovendo appunto per muovere i primi passi in questo senso. Per quanto riguarda gli altri progetti, cercheremo di attivarci per le città amiche, per lo sport amico e per l'ospedale amico, che sono dei progetti appunto che l'UNICEF vuole portare avanti a livello nazionale, e ovviamente tutte le raccolte fondi che sono importanti per i paesi del terzo mondo, o comunque i paesi, diciamo, che hanno necessità di sviluppo per la promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, perché l'UNICEF si occupa dei bambini e degli adolescenti da 0 a 18 anni. Questo è il nostro target, e per questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutta la società civile, che vuole impegnarsi appunto per promuovere la persona, i bambini e gli adolescenti.